sulle altre tratte autostradali. Buon viaggio. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Missione di pace in collaborazione con l'esercito italiano. Questa mattina parliamo del legame tra esercito e sport e lo facciamo con il caporal maggiore Daniele Meucci, atleta del Centro Sportivo dell'Esercito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è in attesa di avere la conferma della sua convocazione alle Olimpiadi del 2012 a Londra. E come ha raggiunto questo traguardo? Allora, io ho iniziato a correre a 17 anni, un po' tardi. Dopo 2-3 anni ho iniziato già a fare buoni risultati in mia categoria. Infatti ho vinto 2 medaglie di bronzo, una negli europei di cross e una invece sugli europei sui 10.000 metri in pista, sempre a europei under 26 di categoria. Poi dopo l'anno scorso, nel 2010, è arrivata la medaglia più importante, quella sempre sui 10.000 metri, però assoluta, al bronzo sui 10.000. Come si sta preparando in vista dei suoi prossimi impegni e delle eventuali Olimpiadi? Questo inverno sarà un inverno di preparazione per poi, credo, in aprile, così in maggio, fare le prime gare, le prime competizioni per vedere di confermare il risultato fatto quest'anno. Poi ci saranno 2 mesi, il mese credo di giugno e luglio, che saranno i mesi fondamentali per la preparazione delle Olimpiadi nel caso che avvenga la convocazione. Per me è un sogno e credo che sia il sogno di tutti gli atleti, mi auguro che avvenga. Bene, ringraziamo il caporal maggiore Daniele Meucci, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie, ringrazio a voi di avermi invitato.